Super buongiorno e bentornati in questo nuovissimo vlog. Sono sveglia da un pochino perché mi stavo un attimo riprendendo per fare questa clip iniziale, perché sennò la mia voce quando mi sveglio fa tipo da qui va giù. Comunque adesso intanto mi vado a lavare i denti, mi cambio così vi dico alcune cosine e iniziamo la giornata, così vi dico un po' il piano e quindi tra pochissimo. Ok, ed eccoci bentornati dal mio bagno. Ormai tappa fissa di ogni vlog, però mi sono appena lavata i denti e stavo per fare skincare. Comunque tralasciando questo dettaglio, prima di fare la skincare vi volevo far vedere alcune cosine che mi sono arrivate da Ana Luisa. Con loro ho già collaborato in passato e mi hanno inviato un nuovo pacchettino con alcune nuove cosine che io ho potuto scegliere, e me l'hanno mandato in occasione della loro nuova campagna per le vacanze, quindi la campagna natalizia. È in corso la campagna Buy One Get One con il 60% di sconto, quindi è veramente perfetto per questo periodo di vacanze, soprattutto anche se volete fare qualche regalino. Vi lascio il link di Ana Luisa qua sotto in descrizione, mi raccomando andate a dare un'occhiata perché ci sono tantissime cose stracarine. Però adesso vi faccio vedere che cosa mi è arrivato. Se mi seguite su TikTok avrete visto che il tutto mi è arrivato in questa scatolina super carina, e come al solito ogni cosa era all'interno di queste bustine che io riutilizzo sempre per tenerci i gioielli o magari se me li devo portare via. E avevo tre di queste qui, appunto classiche, come avevo sempre ricevuto per le cosine, e in più anche questa qui nuova che non avevo mai visto, che è veramente un sacco carina perché poi ha anche la parte interna separata, e quindi magari se andate via da qualche parte potete metterci due collane così non vi si annodano. Comunque, a parte il mio amare le scatoline e le bustine, adesso vi faccio vedere le cose. Adesso ve le faccio vedere così e poi dopo vi farò vedere anche come mi stanno indossate. Comunque abbiamo questa carinissima collanina con tutti i brillantini, e mi aveva colpito perché è molto semplice però di grande impatto secondo me, perché è oro con tutti questi brillantini di forma diversa, e quindi anzitutto abbiamo lei. Poi abbiamo questo carinissimo paio di orecchini che mi hanno colpito subito quando li ho visti, così con la perla, e sono veramente veramente un sacco belli, e ultimamente mi piace un sacco mettermi gli orecchini fatti in questo modo, quindi sono perfetti. Sempre in tema collane abbiamo anche questa qua che è veramente veramente magnifica, è un po' più lunga ed è anche bella pesante. Vi ricordo poi che le loro cose, i loro gioielli sono in oro 14k, quindi veramente bellissime, ed è appunto una collana un po' più lunga e non vedo l'ora di farvi vedere come mi sta perché è veramente bella. Ed infine come ultima cosina abbiamo un braccialettino che è questo qui fatto così con i fiorellini, che è veramente veramente adorabile, si andrà ad aggiungere alla mia collezione dove ho tutti gli altri che appunto non li tolgo mai, e quindi anche questo è veramente carinissimo. Ringrazio tantissimo Ana Luisa per avermi inviato queste bellissime cose. Adesso però cambiamo stanza così vi faccio anche vedere come mi stanno e poi andiamo avanti con la giornata. Ok, eccoci qui di nuovo in camera mia davanti alla finestra perché è mattina e vicino alle finestre, infatti avete visto in bagno che luce è pazzesca, davanti alle finestre c'è una luce bellissima la mattina, quindi ve li faccio vedere da qui. Allora, questi sono gli orecchini e guardate quanto sono carini, e qui abbiamo anche le collane, abbiamo questa qua più grande e questa qui più piccolina che tra l'altro è regolabile. Io ho deciso di metterla corta così per fare il matching con la collana, ma potete regolarla e quindi potete anche farla più lunga. Ed ecco qui anche il braccialetto, guardate quanto è carino e quanto stanno bene tutti insieme, secondo me sono bellissimi anche da mettere proprio così. Io questi li tengo sempre e non li tolgo mai, infatti sicuramente avete visto gli altri anche nei video. Quindi ringrazio di nuovo tantissimo Ana Luisa per avermi inviato queste cosine meravigliose, e vi ricordo che la campagna e il link del loro sito li trovate qua sotto in descrizione, mi raccomando andate a dare un'occhiata. Adesso mi cambio un attimo in qualcosa di più comodo e ci ritrasferiamo un secondo in bagno così faccio la skincare e poi andiamo di sopra. Probabilmente vi lascio delle clip diciamo aesthetic, ve lo voglio provare a fare in modalità aesthetic per vedere come viene, quindi fatemi sapere poi se vi piace. Quindi vi lascio a me che faccio la skincare e anche a me che metto a posto la scrivania, e ci vediamo tra pochissimo. Thank you.
Ebbene, eccoci qui finalmente alla mia scrivania. Come avete potuto vedere, la scrivania era parecchio in disordine, perché quando poi mi metto in modalità studio tiro fuori qualsiasi cosa e quindi poi resta tutto un po' di confusione. Però poi mettere tutto a posto è veramente bello. Poi io amo i timelapse, cioè vedere tutta la confusione e poi tutto in ordine e vederlo anche velocizzato secondo me è molto bello, perché sembra di fare velocissima una cosa che in realtà poi vabbè sono 10 minuti circa. Però non lo so, mi piacciono tanto. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate dei timelapse, io li adoro. Comunque adesso la mia giornata come sarà suddivisa? Adesso mi devo mettere a studiare sistemi elettronici perché mi sento in vena di fare quello subito, e quindi adesso vi lascerò appunto ad alcuni timelapse mentre faccio quella. Fatemi sapere comunque nei commenti se vi piace un po' questa modalità. Sto un po' sperimentando con le clip per i vlog, quindi vari timelapse, quando metterli, quando non metterli, oppure anche le clip dove vi ho fatto la parte della skincare, ho voluto sperimentare e provare un attimo a farla diversa dal solito. E quindi per favore fatemi sapere nei commenti cosa preferite, perché comunque ci tengo molto a saperlo così posso portarvi i vlog migliori. Comunque, detta questa parentesi, adesso farò quello. Poi oggi pomeriggio ci aggiorneremo, perché devo preparare alcune cose per Instagram, quindi alcuni post e alcune cosine, devo anche postare e mettere delle cose. E poi oggi pomeriggio dovrò ristudiare, perché poi appunto stasera uscirò. Non so ancora dove o che cosa farò, però stasera so che uscirò. Però anzitutto vi lascio quindi alla clip del timelapse di me che studio, e quindi ci aggiorniamo più tardi. Buon salve, aggiornamento, ho pranzato, mi sono un po' riposata, ho postato sia su TikTok che su Instagram, adesso mi stavo preparando perché devo fare alcuni post, quindi spoiler. Tra l'altro non è tanto spoiler, perché in realtà questo post in particolare, quando uscirà questo vlog, probabilmente sarà uscito. Comunque adesso mi metto a scattare qualche foto prima di mettermi a studiare, quindi ci aggiorniamo dopo. Ok, eccomi qui, ho scattato un po' di foto, sono anche proud perché ne ho fatte abbastanza, perché ho preparato alcuni schemi carini, come avete visto anche dal timelapse precedente, secondo me molto bellini per farci i post. E quindi ho scattato un bel po' di foto, sono molto contenta, non vedo l'ora che le vedete tutte. Comunque niente, adesso però mi devo rimettere a studiare purtroppo, e mi ci devo rimettere subito. Farò di nuovo un pochino di sistemi e poi farò anche elettronica. E quindi nulla, vi lascio un po' i due timelapse diversi e ci aggiorniamo quando ho finito, che poi diciamo sarà la fine della giornata per salutarci. Eccoci qui arrivati alla sera e adesso è un po' tardino, quindi direi che ci possiamo salutare e staccare. Come avete visto praticamente ho studiato tutto il pomeriggio, vi ho lasciato un paio di timelapse. Queste giornate diciamo sono un po' così perché si avvicina la sessione, quindi devo per forza studiare tutti i giorni, e quindi diciamo non ho giornate molto movimentate. Però fatemi sapere se questi vlog vi piacciono, magari vi motivano a studiare, oppure se volete anche magari i video, quelli real time study with me. Spero che comunque questo vlog vi sia piaciuto, fatemi sapere quindi nei commenti che cosa preferireste. Vi ricordo inoltre che in descrizione trovate il link diretto al sito di Anna Luisa, dove potete trovare questi bellissimi gioielli, dove è in corso la loro campagna per queste vacanze natalizie, ovvero buy one get one con il 60% di sconto. Vi invito ad andare a vedere, il link vi ricordo appunto è qua in descrizione. E li ringrazio di nuovo tantissimo per questi gioielli che ho indossato tutto il giorno e con cui mi sono trovata molto molto bene. Detto questo quindi mi raccomando, mettete like, commentate, fatemi sapere qua sotto appunto nei commenti che tipologia di vlog o che tipologia di video
vorreste vedere. E fatemi anche sapere qual è stato il vostro gioiello preferito di questo video. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e azionate le notifiche per non perdervi i futuri video. Seguitemi anche su tutti i social che trovate qua sotto in descrizione, mi raccomando. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!